Lazio saluta il nuovo anno regalando indimenticabili giornate di sole. Tutti al mare per la prima tintarella, ma anche per un piacevole tuffo fra le onde lambite dagli appassionati della corsa e dai più piccoli armati di palette e secchiello. Un anticipo d'estate per i numerosi ospiti della città del Muretto che dopo le giornate di shopping nel famoso budello si sono potuti concedere un po' di relax al sole di questo caldo gennaio lassino. Grazie al sole prolunghiamo la vacanza, visto che è così solare, non c'è aria, un clima favoloso, visto che al nord siamo sempre sotto zero, quindi qui è una vacanza ottimale per la salute dei pensionati. In questo caso sono pensionato, quindi è quello che ci vuole. Non posso credere che al 4 di gennaio sono qua in spiaggia, sono stato in costume fino adesso, si sta benissimo, come ripeto sono 20 anni che vengo qua, c'è tantissima gente, sembra Ferragosto e è impossibile che, mi sembra quasi impossibile che in questa stagione siamo qua in costume pienissimo, tanta gente ha fatto il bagno e ai bagni Molo con Gianni è una sicurezza. Niente, sono felice, ho avuto la fortuna di partire dalla Lombardia per venire qua a fare questo splendido lavoro in questo splendido posto. Guardate un po', altro che la grande bellezza, è una figata, scusate il termine. Siamo qui ad Alassio per questi giorni, è di vacanza, un paio di giorni con le bambine, il clima è stupendo, siamo in spiaggia, si sta benissimo, tutti i negozi sono aperti, c'è molta gente ed è veramente molto molto gradevole. E siamo in spiaggia qui da questa mattina, approfittiamo di questa opportunità. Ci sono diverse attività per i bambini, questa è la principale, per i bambini i genitori si riposano e si può fare, un prezzo del tutto ragionevole tra l'altro.